Eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati come sempre a seconda dei casi eh, al nuovo episodio del punto di vista. Io come sempre do un abbraccio a tutta la community, do un abbraccio a tutti quelli che eh, vedo scrivere qua ma anche quelli che non scrivono, che guardano, osservano, giudicano magari anche perché c'è anche chi giudica ultimamente anche abbastanza prepotentemente ma noi qua stasera siamo qui anche per eh, lasciare meno eh, diciamo, cose possibili al caso ma per andare ad approfondire effettivamente tutti quei temi che ultimamente, qua al punto di vista, sono molto amati. Tutta quella ricerca storica che viene eh, nascosta, la ricerca storica che in qualche modo viene un po' ehm, insabbiata, volendo, e quindi mh, chiamiamo appunto per questo motivo eh, ricercatori eh, all'avanguardia, se così si può dire, persone che eh, sono nella eh, informazione alternativa italiana da tanto tempo e che portano, cercano di portare eh, alla luce quelli che sono i veri fatti, i fatti, quelli accaduti. Eh, effettivamente e che si possono in qualche modo ritrovare eh, non facilmente, ma con tanto studio. Tanto studio che eh, l'amico stasera che vi riproponiamo perché è la seconda puntata che facciamo insieme a lui eh, ha fatto eh, studi che ha riportato, che ha scritto in diversi libri e che stasera eh, ci regala in una nuova puntata ed è Alessandro De Angelis. Ciao carissimo, come stai? Benvenuto. Tutto bene, Adrian e Ringraziamo tutti quelli che ci stanno seguendo eh, nel proseguo di queste puntate. Eh, facciamo un attimo, ripercorriamo un attimo al volo la tappa della prima puntata, eh, dove certo. abbiamo portato prove storiche attraverso documenti come quelli testi copti di Nagamadi ritrovati nel 47 lo storico Tito Flavio Giuseppe che scrisse nel primo secolo ed era coevo di Gesù, scrisse in greco per Roma. Abbiamo dimostrato come attraverso questi documenti Gesù era l'ultimo figlio del re Ero del Grande, Maria era la moglie, terza moglie del re Ero del Grande e eh, Giuseppe il cugino del re. Quindi quest'anno rifacciamo il presepe Sfancuriamo Giuseppe dal presepe e a posto suo metteteci Erode. Tutte queste documentazioni sono state, stanno facendo il giro in Italia e all'estero, anche in Egitto abbiamo avuto interviste ultimamente, si è esposto anche il Vescovo che ha visto Rosario Ferrara, tutte le nostre documentazioni avvallandole. Eh, abbiamo chiesto <coughs> confronto con eh, eh, un altro esponente, professore della, eh, al Vaticano, con il dottorato proprio in Qumran, quindi anche di testi copti, eh, che è bibliotecario al, al Vaticano, che inizialmente mi scrisse io non ho nessun problema a fare confronto con chiunque, quando gli proposi di fare, se se la sentiva di fare un confronto. Dopodiché, eh, quindi ho invitato la giornalista dall'Egitto a chiamarlo per questo confronto, eh, gli ha mandato email, ha aspettato 3-4 giorni e poi si è negato al confronto pubblico. Ovviamente ha visto tutte le documentazioni, così come le ha viste il vescovo che le ha avallate e ha detto molto chiaramente: Attenzione, perché qui per la prima volta non ci troviamo davanti a teorie. O ipotesi, perché ne sono state fatte tante, ma a prove storiche concrete, proprio perché avallate da questi documenti. Documenti ri ripercorriamo un attimo, abbiamo fatto uno studio su quasi 100.000 pagine, tra fonti talmudiche, tutti i Vangeli apocrifi, i Vangeli canonici e tantissimi storici. Ma il eh, punto di svolta finale lo abbiamo trovato proprio. Attraverso una comparazione in due piccole eh, praticamente righe, una da parte di Flavio Giuseppe e una in, in questo testo copto di Nagammati, lo storiografo Tito Flavio Giuseppe ci racconta che ci fu una cospirazione alle grandi terre erode e che in questa cospirazione fu implicata anche la sua terza moglie Maria e che il veleno fu preso da Teuda e fu fatto venire dall'Egitto. Erode scoprì la cospirazione, sappiamo poi che questi personaggi fuggirono in Egitto da dove questo Teuda aveva fatto venire il veleno. Lo sappiamo dai Vangeli eh, apocrifi, canonici e da altre eh, fonti storiche. E proprio lì in Egitto, a Nag Hammadi è stato ritrovato nel 1947 un testo copto che ci fa sapere che questo Teuda poi c'era solamente questo di Teuda. Ellenizzazione del nome Giuda, Ieuda, Teuda, sposò poi Maria e da ella ebbe come figli Giacomo il Giusto, fratello di Gesù, più Simone, Giuseppe e Giuda. Quindi, attraverso queste documentazioni, abbiamo dato prova che la terza moglie del reo del grande Maria Boeto era la moglie. Era la Maria dei Vangeli e madre di Gesù. Abbiamo dato prova del fatto che quel Teuda che prese il veleno per uccidere il re Erode, poi sposò Maria e da ella ebbe ben quattro figli maschi più alcune sorelle che i Vangeli non citano, non menzionano. Dopodiché, a questo punto, inquadrata la situazione, e Adrian, se tu vuoi chiamare chi vuoi per un confronto pubblico con il sottoscritto, perché qui ci troviamo davanti alle più grandi scoperte storiche di sempre, o ce le confutano oppure è crollato un inganno che è durato duemila anni. Sì, sì, sì. Noi, Alessandro, raccogliamo tutte insomma, le varie proposte che, che potrebbero venire da qual, chiunque volesse confrontarsi con te. Quindi è una sorta di annuncio quello che facciamo. Chiunque vuole è invitato dal punto di vista a confrontarsi eh, con Alessandro per qualsiasi cosa. Prego, Ale. Perfetto. Questo fatto è importante: il fatto di Erode e di Gesù, ultimo figlio del Erode del grande. Perché? Perché solamente i figli di Erode potevano aspirare a diventare re. Tant'è che Erode fu messo poi, gli fu data la regalità proprio dai romani che lo misero al potere nel 37. E noi possiamo vedere in questa lavagna come tra i figli di Erode questi elencati sono tutti figli di Erode. Abbiamo Aristopolo Alessandro che il re Erode il Grande uccise nel 7 a.C. per cospirazione. Magari se lo vuoi ingrandire hai la slide no? della foto, così vedono meglio tutti i nostri amici. Ok, quindi abbiamo un Erode, padre di Gesù, che è un assassino che uccise addirittura tre dei suoi figli, Alessandro e Aristobulo, nel 7 avanti Cristo. Antipatro, altro figlio di Ero del Grande, lo uccise tra il 5 e il 4 avanti Cristo perché fu colui che poi eh, organizzò questa cospirazione contro il padre, insieme a Maria Boeto, Teuda e anche Giuseppe, che le fonti Eusebio eh, di Cesarea, che ci legge Sippo, sì, ci dicono che era il fratello di questo Teuda e che quindi... Se fuggì poi con Maria, evidentemente è perché era anche lui implicato in questa, in questa cospirazione contro Erode. Quindi, tre figli uccisi dal re Erode il Grande, più suocere, eh, cognati, eh, zii, tantissime persone. Voglio dire, un eh, pluriomicida che poi eh, scopriamo essere il padre di Gesù dice tutto su, eh, sul cristianesimo, crollerebbe tutto in un attimo. Qui poi abbiamo il re e eh, un altro figlio di Erode, Archelao, che de, alla morte di Archelao eh, venne divisa il suo regno in tre figli. Archelao, che morì nel 18 avanti Cristo. Quando morì eh, nel 6 d.C., Archelao fu tolta la sua. Etnarchia per cattiva amministrazione, nella sua zona di terra di competenza, c'era anche la Giudea, e Gesù venne, ricordiamo, eh, accusato davanti a Pilato di resa maestà per essersi voluto fare re della Giudea, la Giudea ritornò sotto l'amministrazione della Siria, che era provincia romana, quindi la Giudea diventò dominio romano a tutti gli effetti. Quindi l'accusa che fu fatta a Gesù di volersi fare re della Giudea fu un'accusa di lesa maestà che prevedeva la crocifissione. E abbiamo detto che Archelao poi morirà nel 18, nel 34 morirà il tetrarca Filippo, rimasero in vita solamente tre figli di Erode, li potete leggere lì, Antipa. Erode Filippo e Gesù. Erode Filippo, che sposò Erodiade, era anche lui figlio di Maria Boeto. Potete leggere, tra Erode e Maria Boeto nacquero Gesù ed Erode Filippo. Erode Filippo è famoso perché poi sposò Erodiade e da questo matrimonio nacque Salomè. Fino a qui mi sembra che ci siamo. Prima di parlare di questo processo, vorrei un attimo illustrarvi tutte le violazioni nel libro il re dei re il primo libro di questa tetralogia il secondo il sozia poi yeshua l'ultimo figlio di erode e i sicari nel sesto capitolo di questo libro abbiamo riportato tutte le violazioni delle norme ebraiche e romane che, che abbiamo trovato in questo famoso processo, che è il processo più famoso del mondo, il processo tra Gesù e Pilato. Le persone forse non sanno che eh, c'erano delle eh, norme, delle, eh, delle leggi ben precise che dovevano rispettare sia gli ebrei sia i romani quando si portava una persona sotto processo. E ve ne leggo alcune. Queste sono le norme ebraiche che gli ebrei dovevano rispettare, e furono gli ebrei poi a catturare Gesù poi sul monte degli Ulivi, ok? Insieme a Giuda. Insomma, sacerdote e eh, con lui c'era una corte di 480 uomini. Scusa Alessandro, e... ci puoi ricordare un attimo dove si possono comprare due libri, chiunque fosse tu interessato? I li possono trovare su You can Print su Amazon. Eh, libreria Universitaria, Feltrinelli, Mondatori eh, si trovano ovunque. Basta digitare eh, Alessandro De Angelis, Re dei Re, e compaiono eh, tutte, eh, okay. tutti i siti di acquisto. Arriviamo a queste, eh, a queste norme. Ne leggerò alcune, le più importanti, ok? perché sono state violate tutte queste norme. Norme. Che gli ebrei dovevano, eh, a cui gli ebrei dovevano attenersi quando mettevano sotto processo qualche persona. Colui che dovrà morire sarà messo a morte sulla deposizione di due o tre testimoni. Non potrà essere messo a morte sulla deposizione di un solo testimone. Quindi servivano due o tre testimoni come minimo. Per poter accusare una persona e farla condannare a morte. Un solo testimonio non avrà valore contro alcuno per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato. Qualunque peccato questi abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o tre testimoni. Se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni, ma un unico testimone non basterà per condannare a morte una persona. Persona. Quindi già sappiamo che ci volevano più di eh, due o più testimoni per far condannare eh, un imputato. Poi, nei casi di reati punibili con la pena capitale, le argomentazioni a favore della soluzione erano le prime a essere ascoltate. Quindi dovevano essere eh, ascoltate. Eh, le argomentazioni che eh, il condannato portava a sua difesa e i giudici dovevano fare ogni sforzo per salvare l'accusato. Stiamo parlando oh. dei giudici ebrei, eh? i giudici potevano portare argomenti a favore dell'imputato, non contro di lui. I testimoni venivano interrogati separatamente, ma non in presenza di altri testimoni, quindi gli interrogatori dei testimoni dovevano essere fatte eh, uno alla volta in sede separata, mai contemporaneamente con più di due testimoni. Le testimonianze dovevano concordare su tutti i punti essenziali data, luogo, ora del giorno in cui aveva luogo il fatto. I casi di reati punibili con la pena capitale non potevano essere presi in esame la vigilia del sabato o di una festa e tutto questo fu fatto invece. Proprio alla vigilia di Pasqua quindi avrebbero violato una legge importantissima per cui sarebbero stati eh, re e condanna a morte per un fatto del genere. I casi di reati punibili con la pena capitale potevano iniziare e concludersi lo stesso giorno se il verdetto era in favore dell'accusato, se invece era sfavorevole il processo poteva concludersi solo il giorno successivo, quando veniva annunciato il verdetto ed eseguita la condanna. I casi di reati punibili con la pena capitale erano presi in esame da almeno 23 giudici. Un verdetto di colpevolezza, raggiunto senza che nemmeno un giudice si fosse espresso in favore dell'accusato, non era valido. Quindi se tutti quanti accusavano eh, il condannato, non era valido. Perché? perché un verdetto di incolpevolezza unanime era considerato indice di complotto. Quindi vedete quante norme eh, ci sono solo da parte degli ebrei, poi vedremo, vedremo anche le norme romane che sono state calpestate su questo processo, che ci danno l'indicazione che le cose non andarono come sono andate. E poi capiremo il perché e cosa successe realmente che portò all'arresto. E al processo di Gesù attraverso la scoperta di un altro testo copto ritrovato ad Nag Hammadi, che dovrebbe addirittura far parte della famosa fonte Q, da cui si ispirarono poi gli evangelisti per scrivere i loro Vangeli, È scritto addirittura nel 36, appartenente al famoso Vangelo dei dodici, andato perduto. Entriamo un attimo nell'argomento del processo. Vediamo che cosa ci dicono i Vangeli. Allora, i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote, che si chiamava Caifa, e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire. Ma dicevano: Non durante la festa, perché non avvengano tumulti tra il popolo. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto, infatti,: Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandate dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Giuda lo conosciamo perché fu colui che Gesù indicò nella famosa ultima cena eh, come colui che lo avrebbe dovuto tradire. Attenzione perché le cose qui cambiano. Se leggete bene poi il testo, lì non si capisce se, perché come poteva, togliamo noi in tutti questi racconti, abbiamo tolto tutti gli processi di evemerizzazione che sono stati fatti al fine di divinizzare e edificare questi personaggi. Okay? Quindi Gesù, come personaggio normale, così come tutte le persone, non aveva nessuna facoltà di chiaroveggenza. Quindi non diede assolutamente... Non, eh, non indicò Giuda per aver visto il futuro. De, eh, de, quando lo indicò come colui che lo avrebbe tradito, ma gli diede un ordine preciso. Gesù a Giuda gli disse, tu sarai quello che dovrai smascherarmi per farmi arrestare. Poi capirete il perché di questo, perché fu tutto concordato, lo capirete dopo. Adesso continuiamo a seguire, dopo vi si chiarirà tutto quello che è successo, continuiamo a seguire i Vangeli. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messero, eh, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al procuratore Pilato. Allora, iniziamo a notare tutte le incongruenze che ci sono state fino, fino a qui. Gli ebrei, ma soprattutto i sacerdoti, non avrebbero mai trasgredito una norma così chiara come quella che vietava di poter processare una persona durante le festività pasquali. Sarebbe, si sarebbero resi re loro stessi di eh, una imputazione che li avrebbe condannati a morte. Invece questo è avvenuto. Prima cosa. Poi, seguendo le leggi ebraiche, quando Gesù fu arrestato, non c'erano assolutamente due testimoni che avevano reso eh, davanti alla corte testimonianza contro di lui e soprattutto menzionando il reato commesso. Se vi rileggete nei Vangeli le accuse che furono fatte a Gesù, non si sono mai trovati due testimoni che lo accusarono. Con una stessa ben precisa accusa indicando data, luogo, ora, come abbiamo visto nelle, eh, nelle leggi ebraiche, eh, verso, verso eh, Gesù. Quando Gesù fu arrestato, tra l'altro, non vi era nessun testimone che portò accuse contro di lui e i sacerdoti del Sinedrio iniziarono a cercare testimoni che lo volessero accusare. Cioè loro non avevano nessuno che accusò Gesù. Iniziarono addirittura a cercare chi potesse eh, accusarlo. Ma questo non era di certo un compito della Corte. Allora il sommo sacerdote Anna ignorò la legge che prevedeva che per i reati in cui poteva essere applicata la pera capitale, non potevano essere celebrati i processi di notte, ma solamente di giorno, e l'accertamento dei fatti non poteva avvenire a porte chiuse. Ma nel corso di un processo pubblico, tanto eh, che Gesù poi disse al sommo sacerdote, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, questi sanno che cosa ho detto. Dopodiché, da casa di Anna, Gesù eh, fu portato a casa di, Fai, di Caifa. Caifa era il genero di Anna, sposò una figlia del sommo sacerdote Anna, che era molto eh, anziano e eh, questo processo continuò sempre come una farsa assolutamente illegale, sempre di notte, cercando false testimonianze per poter condannare eh, Gesù. Ma mh, non trovarono mai nessun eh, due testimoni concordi per poterlo accusare. E eh, il sumo sacerdote infatti cercò proprio di indurre Gesù a incriminarsi da solo, dicendogli non rispondi in urla, gli chiese, che, eh, che testimoniano questi contro di te? Non ci fu nessun tipo, nessun testimone che portò accuse contro Gesù durante questo eh, processo. E in seguito che cosa successe? Sappiamo che i sommi sacerdoti poi portarono Gesù davanti a eh, Ponzio Pilato, al prefetto Ponzio Pilato. Ponzio Pilato aveva mandato un'intera corte con a capo uno dei suoi uomini per arrestare Gesù. Una corte era formata ben da 480 legionari, in più andarono i sommi sacerdoti con le loro guardie per arrestare Gesù. Ora il prefetto Pilato, per mandare un'intera corte con il tribuno per arrestare Gesù, evidentemente era venuto a conoscenza di qualche sommossa, giusto? Beh, non è che se oddio, siamo nella terra di Canaan, quindi c'è sta pure che sarà fatto le canne, Ponzio Pilato, però non abbiamo testimonianza nei Vangeli di questo. Beh, quando portarono poi Gesù davanti a Pilato, Pilato disse: "Quale accusa portate contro quest'uomo?" E con arroganza Pilato era di un'autorevolezza ragazzi, unica, eh. sedò tante rivolte dei giudei facendo stragi, avevano una paura eh, tremenda di Pilato era uno eppure con arroganza e spregiudicatezza, i sommi sacerdoti gli risposero: se questo non fosse stato un malfattore, non te l'avremmo consegnato, cioè, siamo alle barzellette. Pilato manda un'intera corte con a capo un tribuno ad arrestare Gesù, dopodiché, chiede ai sommi sacerdoti che accuse portate contro costui è come che mandamo, eh, eh, che ne so, arresta. <ride> eh, la banda della Magliana, o chi volete voi, con un blitz di, 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 di 480 uomini della polizia, poi li portano avanti al commissario e gli dicono: che, che prove portate contro questi qui? Siamo proprio al davanti a una barzelletta. A questo punto, quest, l'assemblea la, eh, si alzò e gli dissero: Abbiamo trovato per accusare Gesù davanti a Pilato. Abbiamo trovato Costui che sobillava il popolo, imperiva di dare tributi a Cesare e affermava di essere il Cristo re. Pilato lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?" Egli rispose: "Tu lo dici". Pilato disse ai sommi sacerdoti e alla folla: "Non trovo nessuna colpa in quest'uomo", ma essi insistevano: "Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea, fino qui. Secondo questo eh, racconto, praticamente Pilato non, non si preoccupa del fatto che Gesù veniva accusato di impedire le tasse a Cesare. Ed era un reato eh, gravissimo. Eh, impedire di pagare le tasse a Roma prevedeva la condanna a morte. Quindi, ragazzi, sono state violate. Io mi fermo qui perché adesso spieghiamo che cosa successe in questo. Eh, Processo, cioè i motivi che portarono ad, eh, i sommi sacerdoti ad accusare Gesù attraverso questo testo copto. Ma da come avete potuto vedere già dall'inizio, di questo processo non torna proprio. Niente. Un pilato che manda un'intera corte con un tribuno ad arrestare Gesù e poi chiede che accuse portate contro costui è una barzelletta. Un pilato che ha addirittura paura dei sommi sacerdoti, è qualcosa non di anacronistico, ma di utopistico, per usare un eufemismo. E allora dobbiamo cercare di capire che cosa era successo. Noi abbiamo detto che solamente i figli del re Erode il Grande potevano aspirare a diventare re, ovvero alla regalità Ecco che cosa racconta il testo copto trovato a Nagamadi, farò un riassunto, troverete tutto nei, lib nei nostri libri, eh? questi testi copti che cosa raccontano. Siamo nel 34 d.C., quando muore il tetrarca Filippo. E abbiamo detto che rimasero in vita solamente tre figli di Erode il Grande, Antipa trarca anche lui, Erode Filippo, che sposò Erodiade e Gesù, penso che Erodiade e Salome la conoscano un po' tutti, perché poi Salome è quella che, che chiese la testa di Giovanni Battista su un vassoio d'argento. Ci hanno fatto talmente tanti film, documentari, ci hanno, due, ci hanno veramente gonfiato le palle con questi discorsi che ci ripropongono continuamente, che poi sono cavolate, e vedrete poi perché. Quindi penso che li conoscano un po' tutti questi personaggi che cosa successe? quando morì il tetrarca Filippo il tetrarca Filippo aveva sposato Salomè la figlia di suo fratello Erode Filippo e di Erodiade Antipa cosa fece? andò eh? vuoi sì, far vedere le immagini? sì infatti ci stavo pensando le metto subito guarda ok Antipa che cosa fece quando morì suo fratello il tetrarca Filippo? Si recò da Erodiade, la moglie di suo fratello Erode Filippo. Questo Erode Filippo, ricordiamo, era figlio di Maria Boeto, come Gesù. Quindi sia Gesù che Erode Filippo erano figli di Maria Boeto e di Erode Grande. Ok? Allora abbiamo detto, Antipa si recò di nascosto da, eh, a casa de, di suo fratello Erode Filippo. E si mise d'accordo con la moglie di Erode Filippo Erodiade, quello quale vuol dire mat indica matrimonio eh, che erano sposati, e gli propose di sposarlo. Erodiade accettò, ma questo di nascosto, ovviamente da suo fratello Erode Filippo, dopodiché, negli scritti dello storiografo Tito Flavio Giuseppe, ci racconta che Antipa si recò dall'imperatore Tiberio a Roma e perché fece questo viaggio a roma antipa per un motivo molto semplice perché voleva chiedere la tetrarchia di suo fratello filippo che era morto o addirittura la regalità e quando antipa partì l'amministratore delle ricchezze del tetrarca antipa tra l'altro quel testo copto se voi leggete i vangeli antica antipa viene chiamato re in realtà era un tetrarca quel testo copto di nagambadi è l'unico che menziona antipa come tetrarca e non come re questo per far capire l'attendibilità di questi testi copti ritrovati nel 47 che non sono stati fatti oggetto di aggiunte, rimaneggiamenti, tagli, eccetera, eccetera. Antipa, abbiamo detto, si recò da Tiberio per chiedere la tetrarchia del defunto del tetrarca Filippo, ma l'amministratore di Antipa era Cuzza, era il marito di una discepola di Gesù che si chiamava Giovanna. Gesù venne a sapere evidentemente tutto questo. E venne a sapere del fatto che, si, che Antipa si era messo d'accordo con Erodiade per sposarla in segreto alle spalle di Erode Filippo, che era fratello di Gesù anche da parte di Maria Boeto. Tant'è che a questo punto compaiono improvvisamente, improvvisamente perché dei primi siamo nel 34, dei primi 39 anni della vita di Gesù. E di Giovanni Battista non sappiamo assolutamente nulla, compaiono improvvisamente in questo ministero dove Giovanni Battista battesse Gesù. Poi Giovanni Battista che cosa fa? Fa una rivolta contro Antipa perché aveva sposato Erodiade, si era messo d'accordo con Erodiade per sposarla in violazione delle leggi ebraiche quando Erode Filippo, suo marito, era ancora in vita, tant'è che Antipa catturò Giovanni Battista, lo imprigionò nel Macheronte nella fortezza del Macheronte, e qui poi abbiamo la storia di Salome, figlia di Erode Filippo e di Erodiade, che chiese la testa su un vassoio d'argento di Giovanni Battista. Ma se noi guardiamo quella tabella, Erode Filippo era il padre di Salome e quando Antipa andò da l'imperatore Tiberio accusò Erode Filippo di sedizione contro Roma. Tant'è che l'imperatore Tiberio disse di sequestrare tutti i beni di Erode Filippo e di mandarglieli. Ora Giovanni Battista aveva preso le difese del padre di Salomè, cioè di Erode Filippo, e quindi Salomè si scaglia contro Giovanni Battista che aveva preso le difese del padre. È qualcosa di... Anacronistico e di impensabile. Se qualcuno eh, va a favore di tuo padre, tu poi non chiedi la testa di colui che sta difendendo tuo padre. Adrian. No per logica, eh, certo, perfetto. Ci siamo fino a qui, ma che altro successe? Quindi ci fu Giovanni Battista, ci dice Giuseppe Flavio, che sollevò il popolo contro Antipa perché aveva, spos aveva osato sposare Erodiade quando eh, Erode Filippo era ancora in vita. Tant'è che ti dice che sollevò una gran folla sul monte e avendo paura che il popolo si sollevasse contro di lui, Antipa lo fece arrestare. Ma non solo, non successe solo questo, perché Antipa aveva una moglie quando propose all'Erodia di sposarlo. La moglie di Antipa, di cui non sappiamo il nome, era la figlia di un re molto famoso, il re Areta IV, re di Petra. Aveva ovviamente disonorato sua figlia, questo eh, il, eh, al, al re, tant'è che mandò il suo esercito contro Antipa e distrusse l'esercito di Antipa. Siamo nel 34, in quel periodo noi abbiamo una situazione molto eh, pericolosa per l'impero romano. Perché ai confini dell'Armenia c'erano cinque legioni agli ordini del, eh, di Vitellio, quindi cinque legioni romane era capo contro il re dei parti Artabano II. E tutto quello che aveva fatto Antipa sposando Erodiade stava, e quindi anche la, anche la guerra che il re Areda de Petra il suocero di Antipa mosse contro Antipa rischiava di far esplodere il popolo ebraico contro Roma e i romani si sarebbero trovati tra due fuochi da un lato il re dei parti Artabano II da un altro la folla degli Ebrei, a questo punto Tiberio per uscire da questa pericolosissima situazione che cosa fece, e questo se lo dicono ancora questi testi copti di Nagamari. Mandò uno dei suoi emissari a dire di dare la regalità a Gesù per pacificare la situazione, quindi fu addirittura l'importatore Tiberio ci dicono questi testi a dire a Cario su uno dei suoi amistari di dare la regalità a Gesù. Quando Antipa venne a sapere le decisioni di Tiberio, che cosa fece? Sempre da questi testi, ragazzi, leggeteli perché siamo su qualcosa di sconvolgente. Per la prima volta dopo duemila anni stiamo spiegando che cosa successe in quel processo. Antipa chiamò i sommi sacerdoti. E questi sommi sacerdoti, abbiamo sviluppato tutte le ricerche, appartenevano tutti quanti alla famiglia dei Boeto, di Maria Boeto. E li minacciò di morte per taglio della testa se non avessero accusato Gesù di sedizione contro Roma. Non solo, si fece dare dai sommi sacerdoti anche dei soldi con cui corrompere Pilato per far processare Gesù. Ed ecco che allora cominciamo a capire il perché della violazione di tutte queste norme di cui siamo venuti a conoscenza. No? Evidentemente c'erano state queste forzature da parte di Antipa. Tant'è che poi nel Vangelo di Matteo, Pilato, non trovando nessuna colpa in Gesù, lo mandò poi proprio da Antipa. E Antipa si trovò davanti il fratello più piccolo e lo rimandò l'altra volta da Pilato, fece la scarica a barile. E dicevamo quindi, Antipa si fece dare soldi dai sommi sacerdoti con cui corrompere Pilato e li minacciò di morte se non lo avessero accusato Gesù di sedizione contro Roma. Adesso, Adrian, però, abbiamo un problema: non lo abbiamo risolto subito perché ci abbiamo, ci abbiamo riflettuto e riflettuto. Il problema era questo. Ma se fu lo stesso imperatore Tiberio a dire di dare la regalità a Gesù, come, come fu possibile poi da parte di Pilato accusare Gesù di volersi fare re? Apparentemente certo. i conti non tornano più, giusto? Chiaro, sì sì, assolutamente. Ma attenzione, era sfuggito un particolare. Vedete in quella tabella Archelao? Archelao, abbiamo detto, che nel 6 d.C. fu deposto dal titolo di etnarca, era uno dei figli di reo del Grande, e nella sua etnarchia c'era anche la Giudea. E abbiamo detto che la Giudea tornò sotto l'amministrazione della Siria, che era provincia di Roma. E attenzione, con quale accusa e eh, quale accusa mossero i sommi sacerdoti contro Gesù quella di volersi essere fatto re della Giudea quando Tiberio gli propose di dare la regalità a Gesù non intendeva la Giudea perché era sotto il controllo di Roma ma la tetrarchia del tetrarca Filippo è magari anche quella di Antipa che si era comportato male lo voleva fare re di queste altre terre ma certamente non della Giudea, che era provincia romana. Ed ecco allora che improvvisamente il quadro si è fatto chiaro. Ma abbiamo trovato poi altri passaggi. Dove? i sommi sacerdoti, abbiamo detto, appartenevano trovate tutte le fonti nei nostri libri, ragazzi, delle documentazioni che sono pazzesche, abbiamo speso tanti anni, anni e anni di lavoro su questi libri, giorno e notte, non potete immaginare che lavoro difficilissimo è stato per poter... No, ma si, vede si, vede. si vede, si vede, avete fatto un lavoro, insomma, certosino siete andati a, a colpire laddove dovevate colpire, no, io infatti... A trovare tra quasi 100.000 pagine un trafiletto su Tito Flavio e Giuseppe, uno sui testi di Nagammadi o quest'altro passaggio per poter chiarire tutta la situazione. Dovevi memorizzare dei trafiletti di due o tre righe da una parte e da un'altra su 100.000 pagine, ricordarli, e poi ricordarti che quel Teuda che prese il veleno per uccidere Erode era il Teuda che sposò Maria, da cui ebbe Giacomo, fratello di Gesù. Ecco perché questi maledetti si rifiutano di venire a confronto, perché quando si portano queste documentazioni, loro non possono più uscire dal più grande inganno che sia mai stato fatto ai danni di un'intera, non nazione, ma di un intero pianeta e che è andato avanti per ben duemila anni, ragazzi. E ci troviamo davanti ad una congiura del silenzio spietata da parte di tutta la massoneria che fa finta di voler attaccare il Vaticano ma che poi lo difende facendo congiura del silenzio su queste scoperte storiche che sono di livello mondiale. Sì, sì no, abbiamo ma trovato. Come qualcuno No, volevo dire semplicemente che, come descrive qualcuno, si comprende insomma, che avete messo tempo e passione, perché solo a cercare di connettere tutti i nomi, tutte le storie, eh, così come fate voi è qualcosa di eccezionale. Quindi io ti ringrazio, intanto per regalarci questa, questa insomma, ricerca che avete fatto così approfonditamente. Prego. Allora, io volevo che le persone riuscissero a capire una cosa. Cari ragazzi, vi trovate davanti ad un evento unico a livello storico dove dopo duemila anni abbiamo svelato Gesù ultimo figlio di Erode Maria moglie di Erode Giuseppe e Teuda cugini di Erode abbiamo ricostruito il vero motivo per cui questi fuggirono in Egitto per aver cospirato per uccidere il re Erode il grande che scoprì tutto questo da lì siamo riusciti a capire che Gesù era l'ultimo figlio di Erode ecco perché Siberio voleva dargli la regalità, tant'è che poi nel 1936 a Roma in un Senato consulto addirittura per deificarlo. Vi portiamo tutte le documentazioni di queste cose non parla nessuno. Censura e congiura del silenzio. E tutto questo Adrian, non è più possibile. Eh, e io non sono posso, accordo. certamente non mi rivolgo ai credenti che dicono non voglio sentire, non voglio vedere. Mi rivolgo a persone che abbiano un minimo di apertura mentale per poter capire che stiamo parlando di storia, che ci stiamo occupando di un Gesù, uomo, vissuto, esistito realmente, su cui è stato poi compiuto un processo di divinizzazione al fine di deificarlo e renderlo l'ultimo figlio. È il figlio di Dio quando in realtà era il figlio di un pluriomicida Erode il Grande. Tant'è che gli imperatori dicevano: no, hanno più possibilità a Roma di vivere i porci del porcino di Erode piuttosto che i suoi figli, uccise ben tre dei suoi figli per aver cospirato contro di lui, uccise la moglie Mariamne Lasmonea uccise la suocera, uccise il cognato, uccise lo zio, uccise tantissime persone, ragazzi, un pluriomicida, padre di Gesù, e poi ci sono venuti a raccontare che era il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Ragazzi, allora se Gesù era il figlio di Dio, Erode era Dio, e lo Spirito Santo era il battocchio d'erode deve morire guarda qualcuno qui scherzando... scherzo, perché tutto quello che è successo sembra una barzelletta cioè i contorni eh già, di eh altro che beautiful di erotiful qui ragazzi ma guarda guarda, Alessandro, qualcuno, qualcuno scherzando ci dice che ricorda vagamente Star Wars. Beh, io, io sono un appassionato di film eh, e so che George Lucas, eh, per fare Star Wars, eh, si è proprio eh, ispirato a, a queste storie. Quindi, chi, con, quindi probabilmente facciamo ancora, eh, diciamo, capolino in quelle zone dove la massoneria eh, ci racconta magari qualcosa di nascosto attraverso i film che noi li vediamo solo come film ma che forse qualcuno più altro già conosce. Quindi eh, io, io mi piace per un po' così, giocarmela un po' così e qui il problema poi è ancora più grande perché con tutte le documentazioni storiche io non ho portato non ho svelato solo la storia di questi erodiani ma anche la storia dei patriarchi biblici ne parleremo prossimamente poi che erano antenati di questi erodiani ed erano antenati erano re di Mitani antenati dei Kurgan divinizzati e deificati anche loro per trasformarli in inventati dei. E da lì abbiamo l'origine del potere e il passaggio dai culti alle religioni con cui, che si diversificarono dai culti, perché vennero per la prima volta divinizzati e deificati dei personaggi umani al fine di avere il controllo, attraverso queste dottrine, sull'umanità e allora ragazzi io sono incazzato nero con tutto quel quei pseudo che stanno cercando di far passare personaggi umani realmente esistiti in da dei a inventati alieni cioè fanno passare le persone da un inganno a un altro al fine di, cop di, po di coprire un potere millenario che da 5.000 anni ci sta dominando che ha diviso questo pianeta in stati e imperi che hanno generato conflitti bellici continuamente facendo versare non il loro sangue, ma il sangue dei popoli per le loro bieche guerre di potere, e que tutto questo arriva fino, ragazzi. Il coinvolgimento se voi leggete il libro. Mosè, il fratello del faraone Akhenaton arriva addirittura a svelare le famiglie nobiliari che stanno nascoste dietro il Vaticano e tutto quello che c'è dietro la guerra in Ucraina. Perché di quello nessuno ne parla, ragazzi, come hanno preso possesso delle banche centrali. La guerra in Ucraina, ragazzi, nessuno lo dice che c'è il coinvolgimento sempre di questa elite di personaggi che dissero... I patriarchi biblici venivano da, da, eh, da lì, da quelle, da quelle zone lì. Eh, quindi eh, capite bene che eh, la guerra che c'è con la Russia va inquadrata tutta, in tutt'altra situazione. Ma lì abbiamo le testimonianze di Igor Berkut quando ci dice che l'Ucraina deve essere completamente depopolata perché Israele è diventata piccola ci sono 8 milioni e mezzo di abitanti, piccola zona abitabile, intorno è tutto deserto e che quindi devono prendere possesso dell'Ucraina perché è da lì che venivano i patriarchi biblici, i mitani, ed è vero, venivano eh, da lì. E quindi questa guerra andrà avanti fino a quando depopoleranno l'intera Ucraina e stiamo assistendo al solito giochetto da, da una, dove è dall'alto che vengono manovrati anche loro come due marionette, il caro Biden. Eh. Putin, ragazzi, chi controlla tutto questo è ancora più in alto al vertice del potere. E li abbiamo svelati tutti. Certo. Nel libro I re dei re, ad un certo punto, noi sveliamo, chi mise al potere il caro San Pietro nel 46, facendolo vescovo in Francia, Corsini, Aristobulo, fatto vescovo... In Inghilterra, da questi personaggi nasceranno le famose famiglie nobiliari dell'aristocrazia nera che sono sempre state al vertice del potere. Poi da questi personaggi usciranno papi, cardinali. Poi hanno venduto la patente per l'usura a altri personaggi che venivano dalla Palestina. E pensa, in questo libro, per la prima volta, abbiamo svelato che gli ebrei non erano ebrei. Chi costruì Gerusalemme? Perché io sono entrato nei, nei siti di cultura ebraica e ho chiesto chi sono gli ebrei. Gli ebrei sono gli discendenti degli israeliti. No, gli israeliti sono discendenti dei Gurgan, gruppo R1B. E noi apparteniamo all'aprogruppo R1B. L'intera Europa, perché sbarcarono anche in Italia e in altre parti d'Europa quindi noi siamo discendenti dei grandi costruttori, i famosi Elohim o Anunna della Bibbia. Bene, tre fonti indipendenti del primo millennio avanti Cristo. Ci svelano. Riportate in questo libro: Manetone, Ceremone e Lisimaco, che Gerusalemme fu costruita un popolo di semiti, gli invasori Ixos, che erano predoni razziatori dei popoli vice, eh, più vicini, campavano di razzie e danni dei popoli vicini, erano chiamati Impuri e Sacrilegi gruppo J ed erano gli agricoltori di capre e gli allevatori di capre agricoltori che seguivano i grandi costruttori i signori Rothschild che hanno preso in mano gran parte delle banche centrali del nostro pianeta appartengono alla progruppo J e io ho attaccato la massoneria dicendogli voi che siete, che siete, avete, siete stati servi dell'elite kurgan israelitico erodiana avete venduto il popolo dei grandi costruttori in mano agli xos. Avete tradito il vostro popolo, li ho attaccati duramente. Quello che è successo a livello politico è qualcosa di enorme, ragazzi. E ho svelato poi perché Eber, che era un discendente da parte di Sam, sposò Azura la figlia di Nimrod da cui nacque poi Peleg, da cui si, forma, si formò la civiltà protellenica, il figlio di Peleg, Cain, eh, sbarcò qui nel Lazio, qui da noi, a Tivoli, dove siamo noi, qui vicino, da qui Rocca a Canteirano, qui sono state ritrovate le asce Kurgan, sono al Museo Pigorini a Roma, qui abbiamo le mura ciclopiche. Allora noi, che siamo eredi dei grandi costruttori, dobbiamo diventare i servi? Di questi Ixos, grazie ai massoni che hanno tradito il popolo dei grandi costruttori vendendoci ai nostri ex garzoni. Io non divento il servo dei nostri ex garzoni, se lo levassero dalla testa questi infami. Quindi chi non sapeva queste scoperte, che sono nuove, si documentasse, dopodiché prendesse una bella decisione. Perché attenzione, poi queste scoperte. Non so per quanto tempo riusciranno ancora a renderle oggetto di censure e congiura del silenzio, poi quando il popolo saprà. Non riusciranno a fare come hanno sempre fatto con le altre rivoluzioni o finte rivoluzioni, dove hanno abbattuto un potere per crearne un altro, sempre gestito dagli soliti personaggi. I cari Rothschild finanziavano entrambi gli schieramenti in guerra, così come Rockefeller. Dopodiché finanziavano anche la ricostruzione dei paesi completamente smembrati. Ragazzi, io sono, mi occupo di ricerca storica, sono un ricercatore di storia comparata, ma mi dispiace, ma io entro di diritto in campo, anche a livello politico o di contropolitica, verso questo sistema di dittatura. Che partì da 5.000 anni fa, distruggendo le società neogilaniche società egualitarie che vivevano senza religioni, senza guerre, senza nessun tipo di potere discriminante, dove tutto quello che era frutto del lavoro del, di quel villaggio veniva distribuito in maniera equanime tra gli abitanti di quel villaggio. Lo stesso governatore aveva una casa con la stessa cubatura dei suoi concittadini. Mentre oggi abbiamo i politici, massoni, servi di questa elite che guadagnano 20, 30, 40 mila euro al mese per tradire il popolo dei grandi costruttori e chi sta ancora su al di sopra di loro e li manovra, beh lì non hanno limiti perché avendo tolto la sovranità monetaria degli stati stampano denaro creandolo dal nulla e lo mettono a debito agli stati indebitando e impoverendo i popoli. Tutto questo deve finire, Adrian. Eh beh, sono ovviamente d'accordo su, su questa tua riflessione. Io oggi fermerei qui e risponderei a qualche domanda. Se c'è da parte dei nostri ascoltatori, e nella terza puntata, perché io vorrei con te andare ritroso fino all'origine del potere, parlando poi dei patriarchi biblici e dei Kurgan, perché ci sono tantissime altre scoperte che abbiamo fatto. Quindi nella prossima puntata approfondiremo poi Gesù. Che cosa successe? Morì crocifisso. O, riuscì, o si salvò, e se si salvò quando morì, sì, sì, Alessandro. Tre guarda, io ho... Di un vero discorso di Gesù abbiamo trovato di un vero discorso di Gesù. Tre pagine, ragazzi. Tre pagine di un vero discorso di Gesù che riemergono dalle ceneri del tempo dopo duemila anni pubblicate su questo libro e quando leggerete le vere parole di Gesù vi metterete le mani nei capelli ragazzi capirete che era un personaggio uomo come noi politico e militare che addirittura fu ucciso per aver difeso il suo popolo dagli angherie degli zeloti ma di questo ne parleremo della, nella prossima puntata, altrimenti mettendo troppa carne al fuoco le persone abbassano il sì, livello di attenzione. Ci sono domande? Sì, ci, ho visto qualche domanda. Eh, intanto una di Alessandra Pavone che eh, voleva chiedere effettivamente se Gesù era stato in India e se sì, perché? No, non era stato in India, probabilmente c'è stato suo... Fratello, ne parliamo in un capitolo completo nel libro eh, di Gesù in India, di tutta questa storia e portiamo documentazioni anche eh, su questo. Gesù non c'è mai stato in India. Il fratello Giuda di tipo Tommaso sì. Ok, mentre invece Gatuama ci chiede, vorrei chiedere ad Alessandro se è vero che Gesù era contrario ai prestiti ad interesse. Oggi sarebbe stato contrario al signoraggio? Assolutamente sì. Perché? Perché... Quello che abbiamo svelato è che dopo che fuggirono in Egitto, Gesù rimase in Egitto. Il nonno Simone era sacerdote ad Alessandria d'Egitto, quindi sacerdote del culto lì c'era il culto di Serapide. Pensate che l'imperatore Adriano diceva i cristiani sono adoratori del culto di Serapide e vengono chiamati vedatari di Cristo. E fondarono una comunità, quella dei terapeuti, che era molto particolare. In questa comunità dei terapeuti, oltre a conoscere tutte le eh, arti magiche, tra virgolette, quindi le facoltà eh, medicamentose delle erbe, conoscevano dall'Egitto, appresero tantissime cose, su questo stiamo eh, scrivendo un libro sugli anni scomparsi di Gesù, ben 39 anni di Gesù e Giovanni Battista scomparsi, sfanculati, compaiono improvvisamente in questo ministero. Bene, in queste eh, sette di eh, Nazorei, che poi hanno inventato Nazareth, Nazaret, in realtà mh, portiamo prove che invece, ma su quello bisognerebbe fare una portata a parte, che il luogo poi dove stava Gesù era il Monte Gamala tanto che poi verrà chiamato anche Gesù Gamala Boeto questi nazorei avevano eh, mettevano in comune tutto quello che eh, avevano di beni e di ricchezze nessuno poteva so avere più di un altro e c'è un eh, un, un aneddoto no, su questo quando Pietro uccide addirittura due coniugi, due chieti Anania e Saffira perché entrarono in questa comunità vendettero un terreno e trattennero per sé una parte in denaro della vendita di quel terreno senza dare tutto il, il denaro alla comunità e voi se leggete nei Vangeli quello che successe eh, Pietro accusò prima Anania di questo fatto dopodiché dice il signore lo uccise ma lì non c'era nessun signore lo uccise Pietro dopodiché entrò Saffira e gli disse come mai avete trattenuto una parte dei soldi per voi e lì intervenne ancora una volta il signore e uccise Saffira que allora ragazzi mettiamoci d'accordo sto signore sto dio era un dio carnale che scendeva e ammazzava le persone oppure era Pietro che le uccise però vedi, io in questo caso, Adrian, no, uno potrebbe dire, porca miseria, questa era una setta di sigari assassini. Ma in quel caso, tu immaginati che oggi, eh, diciamo, ragazzi, ci, noi Italia ci riprendiamo tutte le grandi industrie che ci hanno tolto, svenduto al saldo il signor Draghi e gli altri politici. Sono nostre e ce le devono ridare. Abbiamo anche l'articolo 43 di legge con cui ce le, posso, le possiamo riprendere, compreso l'ENI, senza pagare queste bollette sesto ubicate. Ma questo le persone non lo sanno. E creiamo una comunità in Italia dove eh, praticamente una, un ritorno a quelle società egualitarie come fecero questi terapeuti, dove tutto. Quello che è frutto del lavoro poi ce lo distribuiamo in maniera equanime tra di noi. Tanto con l'automatizzazione del lavoro qui o avremo milioni di disoccupati oppure l'altra possibilità è che tutte le industrie vengano statalizzate. E a quel punto, sai che c'è: lavoriamo un'ora, due ore al giorno, produciamo quello che ci serve e vaffanculo, il resto delle 20, 22 ore su 24 me le tengo in mano. Mangio, bevo, tromba e faccio quello che cazzo mi pare senza farmi usurare dal lavoro da questi figli di puttana. E lo so, io parlo così, Adrian. No, no, padre, ma ci vuole ogni tanto. No, no, hm? ma ci vuole ogni tanto. Ci vuole, ci vuole. Eh, si dice che la parolaccia comunque rende anche più vero il discorso, spesso. Quindi vai tranquillo. Eh. E allora, se noi riusciamo, immaginate che noi riusciamo a realizzare questo sogno utopistico di ritornare a quelle società egualitarie dove questi realmente no? Dice, oh, diavava, eh, producevano quello che gli serviva, dopodiché si divertivano, facevano sesso, facevano quello che cavolo gli pare, già c'era il vino, la birra, eh, avevano eh, rotte commerciali con cui addirittura vendevano tante cose, non pensiamo a questi popoli arretrati culturalmente così nel Neolitico come ci hanno sempre detto. Eh? Le donne si occupavano del cesellaggio, di costruire vasi, collane, tantissime eh, forme eh, di arte. Beh, se noi riusciamo a riprenderci tutto in mano e a quel punto arriva una persona e cerca di impossessarsi di qualcosa, riproponendo questo sistema a struttura di potere a struttura piramidale, quella persona mi dispiace, ma sta rompendo. Un giocattolo che siamo riusciti a ricostruire dopo 5.000 anni e quindi va eliminato. Neanche lo, lo condanno il caro Pietro, così come non condanno Maria Boeto di aver cercato di, di aver partecipato a questa cospirazione nel cercare contro il marito Erode, il grande perché questa quando l'ha presa Erode aveva 47 anni, quasi 50 anni e questa aveva 12-13 anni, lo so, era adolescente. Ora, un vecchiaccio di 66-67 anni, pieno di pustole in quel periodo, che gli fa fanfio a questa che aveva 32-33 anni, ma ha fatto bene, ma vaffanculo perché non poteva dire di no, re, perché questo ci aveva i sordi. Certo. Ma guarda caso, oggi le meglio dopo, chi ce l'ha? Eh, no, no, no è... No, no. tutto molto chiaro no. Tutti, guarda è, che per sempre. Su due, su due fattori, i soldi, e <ride> i soldi sono serviti a avere le meglio donne. Oh, Erode aveva nove mogli, concubine. Eh, di tutto e di più, ma questo ce lo racconta la storia Adrian. Ma guarda Alessandro, effettivamente eh, tutto quello che ci ha raccontato stasera e anche la volta scorsa, insomma, non, eh, non si discosta tanto da quello che viviamo al giorno d'oggi. Quindi l'archetipo è sempre quello, voglio dire, no? Se guardiamo indietro, guardiamo al presente e speriamo di non guardare al futuro, ma di imparare no? dalle cose del passato per andare oltre nel futuro. Quindi eh, sicuramente un'analisi così dettagliata. Io spero almeno che chi ascolta questa puntata e le prossime, e quelle che farai anche in altri canali, eh, riesca a comprendere come uscire da questo sistema. Sistema, come uscire da questa situazione? Eh, io spero che ci sia ancora una possibilità, ma sinceramente ci credo. Quindi, quindi, ecco, sei il benvenuto per altre puntate per darci ancora la tua conoscenza, perché è veramente passionale, come qualcuno ci ha scritto qui e molto approfondita e certosina. Quindi, grazie mille, Alessandro. Io ringrazio te, Adrian, per ospitarci anche in prossime puntate e tutti i nostri. Utenti che hanno ascoltato queste due trasmissioni, comunque possono andare sul nostro canale YouTube Alessandro De Angelis Official Channel. E lì troveranno tantissimi video informativi anche sui kurgan e gli Elohim. Approfondiamo tantissime eh, questioni. Così come invito i, i nostri iscritti a iscriversi anche al eh, tuo canale, perché stiamo portando avanti una controinformazione che è quella vera con le palle. E... Ragazzi, purtroppo abbiamo bisogno anche di blogger che non siano corruttibili e che non si pieghino a, eh, al controllo di questa elite. Grazie Adrian, grazie a tutti i nostri eh, ascoltatori. E un abbraccio e alla prossima puntata. Grazie a te e grazie a voi che siete qua a raccontarci queste cose. Io eh, a tutti quelli che insomma hanno visto la puntata, eh, invito eh, a, a iscriversi, a dare un'occhiata, a leggere, a, a vedere tutti i video che eh, Alessandro De Angelis Official Channel propone, eh, e ovviamente a continuare insomma, a sostenere la ricerca eh, attraverso insomma, anche l'acquisto dei libri e la lettura di tutti i documenti che eh, loro propongono e mettono a disposizione per il continuo della serata vi aspetto su telegram stasera c'è ritorno all'after show senza censura quindi chiunque volesse sapete dove trovarci eh, che dire ci vediamo domani sera insieme all'amico Marco Radius per un mercoledì diverso il mercoledì eh, no sense andremo a trattare tutti gli argomenti particolari strani come avevamo fatto qualche tempo fa quindi di nuovo grazie mille e ci vediamo fra poco buonanotte